Ciao Big, ben trovati. Volevo raccontarvi oggi una cosa che mi è successa l'altro giorno mentre ero nel giardino di casa mia a prendere un po' di aria e un po' di sole perché l'altro giorno c'era il sole. Dovete sapere che nel fiore del mio giardino, perché adesso ce n'è uno solo, il fiore bianco, abita Pierina. È una pina di solito è tranquilla, ma l'altro giorno non so cosa è successo e ha cominciato a volare in un modo tutto strano. Di solito le api cosa fanno? Volano così, volano così, volano così. Ma lei l'altro giorno ha cominciato proprio a volare così, poi 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 così. E poi volava talmente veloce, invece di sembrare una, sembrava che ci fossero tantissime api. E allora a me è venuta un'idea. Ho detto, quasi quasi io uso questo volo della pina Pierina per fare un bel lavoro per i Big. Guardate un po', questa è Pierina e ha cominciato a volare così l'altro giorno. Che ne dite? Ripassiamo il volo di Pierina? Bravi. Allora, per prima cosa prendiamo, vi ricordate? Giuditta. E scriviamo il nostro nome e cognome. Allora, oggi ho deciso che sarò Grifonda. Grifonda. Malbrida. Malbrida. Ah, difficilissimo. Oh. Dopodiché, dopo aver scritto il nostro nome e cognome con Giuditta, prendiamo una bella matita colorata. Io prenderò, ma neanche a dirlo, un bel viola e comincio a ripassare tutti i tratteggi. Mi raccomando, veloci? No, con calma e precisione. Vado di qua, vado su, vado a destra, poi vado giù, poi vado a sinistra, poi vado su, poi vado a destra, poi vado giù, ecco, eccetera, eccetera. Dopo aver finito tutto il tratteggio, dobbiamo farlo noi e qua dobbiamo fare ancora con più calma. Siete pronti? Proviamo un po'. Allora, vado a destra. Poi vado su, poi vado a destra, poi vado giù, poi vado a destra, poi vado su, poi vado a destra, poi vado giù, poi vado a destra, poi vado su, poi vado a destra, poi vado giù, poi vado a destra, vado su e voilà! Il volo della pina è finito. Ma dovete sapere che oltre a fare questo volo tutto strano, Pierina è proprio impazzita l'altro giorno perché dal fiore bianco è entrata dentro al fiore rosa, ha messo tutte le sue zampettine sul polline, si è messa sul mio tavolo bianco e ha fatto tutti dei ghirigori, guardate un po', ecco qua, tutti dei ghirigori così. E allora adesso io vi faccio un po' vedere come li facciamo. Prendiamo della tempera gialla, prendiamo il nostro ditino, o questo, lo pucciamo bene, vado e ripasso tutto. Se finisce la tempera, ne prendo ancora un po'. Fino alla fine, se non avete la tempera gialla, niente paura. Prendiamo una matita gialla. Aspettate che non pulisco, se no non pulisco. Ecco, la tempera gialla. Temperiamo un pochino la punta. Ecco qua, il regista inquadra bene la tempera. Bravi.
Bravissimo regista. E con il dito ce lo sporchiamo bene e facciamo così. Si vede dal telefono? Sì. Ok. Quindi se non avete la tempera, usate la matita. Se invece volete usare tutti e due, potete farlo. Vedete, uno lo fate di tempera e uno lo fate di matita. Che ne dite? Si può fare? Bene, allora io vi saluto e buon lavoro. Ciao!